Si pronunciava una delle migliori edizioni di sempre, la 25esima del Summer Volley Acqui Terme. Le aspettative non sono state certamente tradite. Con 105 squadre in assi di partenza, 1500 atleti, due società sportive e due comuni coinvolti nell'organizzazione, Acqui Terme e Canelli, grazie ai quali la storica manifestazione ideata da Ivano Marenco si è confermato un punto di riferimento del volley a livello nazionale e internazionale. L'evento si è svolto secondo il programma, con più di 330 partite giocate nell'arco di 3 giorni nei 16 campi allestiti tra Acqui, Canelli, Nizza e Bistagno. 5 sono state le nazioni rappresentate: Italia, Slovenia, Lituania, Paesi Baschi, Principato di Monaco. 2 le società organizzatrici e le amministrazioni comunali direttamente coinvolte, Acqui Terme e Canelli. Come sempre, il centro sportivo Monbarone è stato il quartier generale dell'evento, con il check-in, l'area attrezzata per le cene e il palazzetto che, oltre a diverse gare, ha ospitato lo Spike Game Show del sabato sera, il dance party a tema Barbie e le finali di domenica. La cerimonia d'apertura invece si è svolta venerdì sera in Piazza Italia, dove tutte le squadre partecipanti sono salite sul palco. Sono intervenuti anche i sindaci di Acqui Terme, Canelli, Danilo Rapetti, Roberta Giovine, con le rispettive aggiunte: Marco Protopapa, l'assessore regionale Marco Gabusi, l'onorevole Riccardo Molinari. Gli intermezzi musicali sono stati affidati ai giovani musicisti dell'Istituto Comprensivo 1 di Acqui Terme e alla scuola di danza in Punta di Piedi. Tanti successi per le squadre alessandrine, quei padroni di casa che si sono particolarmente distinti nella categoria Under 19 maschile e nell'Under 13, successo del 9 nell'Under 17 e secondo posto per le ragazze dell'Ovada nell'Under 16. Tutto è andato benissimo, ha spiegato l'organizzatore Ivano Marenco, nonostante le difficoltà legate ai numeri altissimi. Chi non vive da dentro il summer non si rende conto di tutto questo lavoro e dà per scontate molte cose. Una cosa che fa riflettere, ad esempio, è che sabato alle 18 nel campo principale di Monbarone c'erano 2 campi montati con squadre che giocavano. 3 ore dopo c'era un palco di 12 metri per la discoteca mobile e l'indomani mattina non c'era più, con il campo allestito pronto per le finali. La domenica mattina nella tensa struttura c'erano 400 metri di tower flex con 2 campi montati. La sera alle 19 era completamente vuota, pronta per giocare a tennis. Non sono cose da poco. Quello che si vede dall'esterno è solo la punta di un iceberg di un'incredibile complessità di lavoro, con uno staff dedicato per ciascuna attività. Prosegue con regolarità, con grande successo di pubblico, il torneo di palla tamburello Palio di San Pietro. Domenica 16 giugno, presso la piazza delle manifestazioni di Basaluccio, si sono disputate 3 partite che hanno visto impegnate tutte le squadre che partecipano al torneo: il Basaluccio San Gioacchino, il Basaluccio Sant'Antonio, Capriata Bordini, Capriata San Giorgio e Cremolino. La grande partecipazione di pubblico ha convinto gli organizzatori a ripetere questi eventi, se possibile già quest'estate. Al momento la prima squadra qualificata per la finale è la squadra di Cremolino. La seconda finalista sarà determinata invece dalle partite che si disputeranno domani sera presso gli impianti sportivi di Capriata. Grande attesa quindi per la finalissima di domenica 23 giugno nella centrale Piazza Garibaldi di Capriata d'Orba.